Benvenuti o bentornati su Quadricottero News. Qualche giorno fa, precisamente il 22 novembre, la DJI ha rilasciato un nuovo firmware per il Mavic 2, sia nella versione Pro che nella versione Zoom, in cui ha introdotto delle novità, alcune delle quali abbastanza importanti, come ad esempio l'atterraggio di precisione durante il ritorno a casa automatico, l'attivazione dei sensori laterali anche per il poi, cioè durante un'attività di ripresa di un point of interest, quando il drone tipicamente ruota in circolo, l'emissione di un messaggio vocale quando il soggetto tracciato con l'Active Track viene perso, e alcuni miglioramenti sulla modalità Hyperlapse, tra cui il tempo di scatto che ora può raggiungere tempo massimo di 2 secondi, e sempre per la modalità Hyperlapse la possibilità di memorizzare e richiamare in seguito i waypoint. Bene, è arrivato il momento di andare a verificare tutte queste novità e di verificarne l'efficacia. Verifichiamo il precision landing con il Mavic 2 Pro. Decolliamo. Per far funzionare al meglio questa funzionalità, che è attiva di default, bisogna stazionare per qualche secondo sulla verticale in modo da dare il tempo al Mavic di fotografare il terreno. Ci allontaniamo per raggiungere una distanza sufficiente per attivare il ritorno a casa automatico. Ecco l'immagine on board a 4K HQ del Mavic 2 Pro. Eccolo lassù. Attiviamo il ritorno a casa automatico. Dirige la prua verso la direzione del punto home. Queste sono di nuovo le immagini a 4K HQ del Mavic 2 Pro. Come si vede, la qualità è assolutamente tra i migliori. Nessun altro drone pieghevole ha questa qualità a 4K. Adesso ruota la prua nella direzione del decollo e inizia la discesa per l'atterraggio automatico. Vediamo cosa succede, se soprattutto sarà preciso. Eccolo, la parte finale. Si è leggermente spostato, adesso rallenta per posizionarsi precisamente dove secondo lui ha decollato, e più o meno ci siamo, esatto, ci siamo, sfalsato di pochissimi centimetri. Con la versione precedente di firmware rimaneva sfalsato di almeno mezzo metro ogni volta. Facciamo la stessa prova con il Mavic Pro 1. Decolliamo. Ci manteniamo anche con lui per pochi secondi sulla verticale in modo da dargli tempo di fotografare il terreno. È importante decollare anche dopo aver raggiunto un numero di satelliti adeguato, altrimenti il ritorno a casa automatico non sarà più preciso. Questa invece è la qualità 4K del Mavic Pro 1. Le differenze rispetto al Pro 2 si notano subito in termini di qualità. In particolare la profondità di campo e di colore, ma soprattutto la sensibilità al sole quando i raggi colpiscono il gimbal camera. Come si vede, c'è una specie di effetto strobo causato dalle eliche. L'ombra riflessa delle eliche provoca questo sfarfallamento, che è più evidente con il gimbal camera orizzontale e con il sole quando è basso, quando i raggi del sole lo colpiscono trasversalmente. Vediamo come atterra il Mavic Pro 1, sulla cui precisione non abbiamo dubbi perché l'abbiamo sperimentato in tantissime occasioni, è assolutamente preciso. Vediamo se è più preciso o meno preciso rispetto al Mavic 2 Pro con il nuovo firmware. Ecco nella parte finale della discesa. Vediamo, ok, si è spostato. È praticamente sulla verticale del punto di decollo. Adesso ha rallentato. Eccolo. Sta scendendo. Ok. Praticamente come il Mavic 2 Pro, sfalsato di pochi centimetri
dalla parte posteriore in esterno. Infatti, i due motori posteriori toccano l'erba come accadeva per il Mavic 2 Pro. Ora vediamo come si comporta il Parrot Hanafi. Ultimo firmware anche per lui di qualche settimana fa. Vediamo già che l'overing è leggermente migliorato, mantiene meglio la posizione, anche se comunque rimane un pochino ballerino, però decisamente migliorato rispetto ai primi firmware. Si muove un pochino, non è a livello del Mavic Pro ovviamente, però diciamo che è migliorato. Allora, ci allontaniamo anche con lui per raggiungere la distanza del ritorno a casa automatico. Queste sono le immagini onboard di Hanafi a 4K. L'ultimo firmware ha migliorato anche la qualità immagine, devo dire che non è male. Potrebbe essere a livello del Mavic Pro 1, se non meglio, anche per il fatto che anche lui è immune ai raggi solari, all'effetto strobo, non ha l'effetto strobo che colpisce il Mavic 1 Pro. Vediamo cosa succede. Adesso si è posizionato sulla verticale quasi. È iniziata la discesa con la prua rivolta verso il ritorno a casa automatico e non come era posizionato al decollo, a differenza dei due Mavic, però come si vede si è fermato a mezz'aria, non è atterrato, si è fermato a mezz'aria, sfalsato di 1 metro o forse più. Il radiocomando era a terra, come si può vedere. Torniamo al Mavic Pro 2, proviamo il sensore evitamento ostacoli laterali durante il poi. Attiviamo il poi, esegue il circle. Vediamo cosa accade, c'è un alberello. Vediamo se lo rileva. Sì, lo ha rilevato, come si può vedere c'è la fascia rossa laterale, suona e si è fermato. Adesso l'ho spostato io a mano, però è riuscito a rilevare l'alberello, quindi i sensori laterali funzionano durante il poi. Adesso proviamo a vedere se emette il messaggio vocale nel caso in cui l'active tracking perde il soggetto. Lo attiviamo l'active track e cerchiamo di sfuggire al tracking. Proviamo a nasconderci. Possiamo nasconderci dietro l'alberello su cui abbiamo provato l'evitamento e ostacoli del poi. Ok, adesso ci ha perso, vediamo se parla, se emette il messaggio vocale. Per ora nulla. Ancora niente, sta cercando il soggetto ma non lo trova. Vediamo. Tracking subject Ok. lost. Ok, effettivamente ha emesso il messaggio vocale che ha perso il soggetto. Ora proviamo l'hyperlapse. Facciamo una breve prova sull'hyperlapse. Le seleziono dal menu. Una volta selezionato, si deve posizionare il drone nel waypoint desiderato. Infatti selezioniamo la modalità Hyperlapse Waypoint. A questo punto si deve scegliere col drone, si deve andare nei punti desiderati e poi memorizzarli. Quindi andiamo sul primo punto. Posizioniamo la cam. Ok, questo è il primo punto, l'abbiamo selezionato, ci spostiamo sul secondo punto. Ok, terzo punto, andiamo sul terzo punto. Benissimo, quarto punto. Basta perché c'è l'albero, adesso ci spostiamo un po' in verticale per registrare il quinto punto, altrimenti va a sbattere contro l'albero.
Quinto punto memorizzato. Si possono memorizzare fino a 5 punti al massimo. Una volta selezionati si possono salvare e memorizzare nella libreria, e questa è la nuova aggiunta del firmware nuovo, perché poi si possono anche richiamare. Quindi possiamo procedere e dare il via. Dando il via, il drone si posiziona, va sul primo punto e inizia a scattare le foto in sequenza che poi servono per creare l'hyperlapse. Ecco che inizia a scattare le foto. L'app indica anche il tempo che ci vuole per eseguire tutto il tragitto. Ovviamente si muove pianissimo, come si vede 1,1 km all'ora più o meno, da 1,1 a 1,5 dipende. E questo è il risultato finale dell'hyperlapse. Ok, le prove sono finite, diciamo che queste prove sono finite e il Mavic 2 Pro con questo aggiornamento firmware ne ha beneficiato moltissimo. Adesso è degno di essere chiamato Mavic 2 Pro. Grazie per l'attenzione, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Alla prossima con Quadricottero News.